Nel 1930 il grande esoterista e metafisico francese René Guénon compie un viaggio in Egitto in compagnia di Madame Dina, una ricca americana vedova dell'ingegnere egiziano Hassan Farid Dina. Lo scopo ufficiale di questa visita era procurarsi dei rari trattati di esoterismo islamico, altrimenti irreperibili in Europa. La sua amica ritornò in Francia dopo qualche mese, mentre René Guénon, già da tempo convertitosi all'Islam, decise, nello sconcerto dei più, di trattenersi al Cairo, dopo aver procrastinato più volte il viaggio di ritorno. Ormai privo di legami in patria, si lasciò assorbire completamente dalla vita e dall'ambiente circostante, conducendo un'esistenza ritirata e dedicandosi alla sua nuova famiglia, alle meditazioni e allo studio.